Incredibile, dove proveremo la nuova feature che hanno messo nella 4.7. Io la sto registrando nella 4.8, ma se avrete visto il video dell'Abyss saprete che sono stato un po' sfortunato. Nel teatro sus, questa nuova feature endgame che dovrebbe aiutare le persone, a quanto pare, che magari non riescono a fare l'Abyss perché risulta un po' difficile, dovrebbero sfogare la loro frustrazione su questa modalità qua. Ma da quello che ho letto, come dire, io non mi sono spoilerato niente, però pure voi mi avete detto che ok, sì, è più facile rispetto all'Abyss, specialmente questo Abyss qui, però se non hai tanti personaggi livellati, come dire, questa feature potrebbe diventare un po' problematica. Quindi ragazzi, adesso partiremo e la esploreremo insieme per la prima volta, incredibile. Allora, tra l'altro dura un mese se non sbaglio. L'unica cosa che ho fatto, ragazzi, è stato sbloccare questo luogo sus, leggere tutto quello che era possibile leggere in questo posto incredibile. E niente ragazzi, come vi ho detto nel video dell'Abyss, sono riuscito a farla alla fine, quindi la mia mente adesso è calma per almeno il prossimo mese. Vediamo di riuscire a fare questo e poi probabilmente prossima settimana registrerò l'ultimo video di Genshin prima di Nathan, ovviamente, dove faremo l'eventino sus della Summer Tides Scale and Tail, dove prenderemo la skin della nostra gattina di Amazon e poi probabilmente ci rivedremo a Nathan, incredibile, perché intanto l'Abyss si è resettato ma è sempre lo stesso e questo qui, a meno che non cambia... Ah no, cambia, quindi forse vedremo questo video qui della fase nuova prima di dedicarci a Nathan. Imagination Theater, incredibile. Allora ragazzi, prima volta che lo apro, ah ecco, queste sono le modalità, quindi facile, medio e hard, ma a questo punto ragazzi conviene fare direttamente quello al massimo per avere tutti i premi, no? Quanti personaggi servono? 18, ok, e gli elementi di questa season sono fuoco, elettro e anemo, vabbè proviamoci. Vabbè, posso scegliere questi personaggi qua, mi prenderei questi, quanti ha detto ragazzi? Erano 18, vero? Scusa, ma mi torno un attimo indietro, quanti sono? 6, ne servono altri 12, Kasua... Fish, Benny, Shangling, 20, Raiden, non mi ricordo però se ho buildati questi. Ok ragazzi, i personaggi ce l'ho, devo controllarmi al volo, Al-Haytham e Beido. Ok ragazzi, allora, ok, ho buildato i personaggi al volo ragazzi, quello ovviamente più buildati peggio li uso nei piani più bassi e mi tengo i meglio per la fine. Allora, dovremmo farcela. Allora, qui abbiamo messo la nostra Arlecchino, che non è affatto male, poi abbiamo la nostra Cookie. Abbiamo Toma, Clorinde e loro due che ci dà il gioco, quindi ok. Quindi dobbiamo mettere 12. Allora mettiamoci il nostro Al-Haytham che abbiamo buildato, Kasua, 20, Raiden, Yoemilla, Utao, Fish, Benny, Shangling, Jin, Yae e Beido. Ok, vai! Possono accadere cose sus in questo teatro immaginario. Companion Event ti permettono di alternare il cast dei personaggi. Wondrous ti può dare un buff e Mystery ti può dare benefici, però anche rischi. Ok, quindi abbiamo delle carte da scegliere. Ah, e ogni volta che fai la boss si refreshano, va bene. Ah, c'è la possibilità di avere un personaggio esterno. Posso scegliere quale battaglia, ne abbiamo due. Che facciamo? Io farei quasi quasi... questa qui, che ci stanno questi, che dite? Ci proviamo? Mi sa che ho fatto una cavolata, ragazzi, perché non ho messo quali personaggi. Non mi ha fatto scegliere, vediamo un po'. Ah no, me li fa scegliere adesso. Allora, questo mi sembra abbastanza easy, quindi io non vorrei sprecarmi Arlecchino Clorinde, quindi io mi metterei Faruzan, lui e Cookie. Proviamo. Ok, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ok, vai vai. Ok. Ok. Ok, vai vai. Ok. Volevo fare la ulti di Faruzan ma non ci sono riuscito. Vabbè, fa niente. Ok, così. Swarm Fury. Ok. Ok, vabbè. Questa era abbastanza easy. Ed è uscito fuori questo pupazzetto simpatico. Va bene. Oh no, sorry. Guests, hello. Ma che carino che è. I've been waiting here for the longest time and nobody came. I was only planning to rest my eyes for a bit.
The sure Target Talk. Ora possiamo scegliere, abbiamo una battaglia con questi oppure una battaglia con questi. Allora, qui chi uso? Qui dobbiamo usare Kasua per forza. Cookie, io me la potrei levare pure per il fatto che tanto abbiamo Benny ancora come healer, quindi l'importante è che arriviamo all'ultimo boss che abbiamo almeno un healer, così ci teniamo ancora Glorinda e Arlecchino cariche per fare il boss più avanti. Io proverei così, dai. Facciamo così. Facciamo così. Ok, facciamo così. Ok. 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 Vabbè, è andato bene. Ok. Beh, carino che te li sblocca mano a mano, mi piace, ragazzi. Se facessi questo, possiamo sceglierci un personaggio. Chi ci vogliamo prendere? Mi prenderei, mi sa, Jin. Ho 20. Io mi prenderei 20 perché sicuramente abbiamo la possibilità di avere qualcun altro. Ok, e poi che dite? Ci vogliamo prendere un altro buff? Oppure no, andiamo così, proviamo a fare il boss, dai. Clorinde e ci giochiamo l'ultimo Scaramouche. Però penso di riuscire a farlo così, proviamo. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Clorinde sta facendo il suo sporco lavoro. Grande Clorinde. Non vedo l'ora di portarla su Clorinde, ragazzi. Ok. Vabbè. Molto bene. Questo era veramente facile. Va bene. Bravo, bravo. Perché lui ci vede, che carino. Mi sono preso un buff companion random. Ce ne prendiamo un altro? Io mi prenderei Oimiya, assolutamente. Possiamo decidere, abbiamo questi qui oppure abbiamo questi qui. Io mi farei questa qui e ci mettiamo 20, così almeno li risucchia tutti quanti. Dai, proviamo. È il Tower Defense, cavolo. Ok, meno male che c'ho 20. Allora, qui dobbiamo fare una cosa sus, ragazzi, eh. Allora, io proverei a fare Fish, 20. E poi devo scegliere tra Benny e Arlecchino, ragazzi. Io Benny e Arlecchino me le vorrei portare con tutte e due le vite, quindi mi sa che mi metto Yoimiya. Dai, proviamo. Allora, vai. Vai. Meno male che abbiamo Clorinde. Ok. Facciamo così. Vai, Yoimiya. Subito questo. Vai. Ok. Ok. Meno male che abbiamo 20, ragazzi, eh. Ok. Ok. As you wish, main foyline. Ok, così. Time for Electro. Ok, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo sbloccato Hal'Hatem, va bene. Che ci può tornare utile, più o meno. Allora, abbiamo tre possibilità. Amici. Però non abbiamo un elettro. Io mi sa che provo questa qui con quelli d'acqua. Facciamo Benny, 20, Yoimiya, Hal'Hatem. Proviamo.
Vai. Process of elimination. Ok. Ok. Madonna, quanti secoli che non uso l'item. Ok. 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 Granchietti, via. Ok, via, via. Ok, presi. Teamwork is dream work. Time for takeoff. Ok. Non riesco a curare Penny. Ok. Ok, dai, dai, dai. Here we go. Okay. Let's light it up. Fire. Okay. Vai. Grande mia. Okay. Se non ce l'abbiamo fatta per poco, ragazzi. Let's light it up. Teamwork is Ma secondo voi il fatto che non ho preso l'ultima cosa succede qualche cosa, ragazzi? Non lo so, sinceramente. Mi stavo fissando per prendere quella, però facciamo un companion random, dai. Prendiamone... Ah, Raiden o Jin. Raiden. Per forza. Prendiamone un altro, ora che possiamo. Shang-Ling tutta la vita, va bene. Ok. Allora, battaglia sus. Io qui mi sa che vado cattivo, ragazzi. Io ci provo con Raiden. Ci mettiamo al Hayden così ce lo leviamo. Mettiamo Shang-Ling e proviamo ad andare di scudo con Beidou, ragazzi. Così ci teniamo Benny. Ok. Allora, andiamo subito così. Andiamo la ulti. Ok. Ok. Illusion shattered. Ok. Ok, vai. Ok, ulti. Shine down. Andiamo così. Eyes on me. Vai, 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 vai. Oh, Aiden è stato meglio del previsto, ragazzi, eh. Dai, 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 dai. Ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Ah, vabbè, non essere colpito e farlo in 90 secondi, ragazzi. Abbiamo sbloccato Jin, molto bene. Che useremo subito. Io ripeto, ragazzi, spero che in assoluto quei punticini di meno non influiscano sul finale. Io non so se sto sbagliando a prendermi personaggi in continuazione invece di sfruttare magari i buff. Però è anche la prima volta che lo faccio. Allora, prendiamoci un personaggio, ci prendiamo Yemiko. Allora, possiamo scegliere tra... Ah, questi non li affronto da una vita, ragazzi. Oppure qui, io mi farei i mecha. Facciamoci i robottini, quegli altri tizi dell'Abyss non li combatto da troppo tempo, ragazzi. Preferisco non rischiare. Arlecchino, a questo punto potremmo usarla, perché intanto mi sa che manca una sfida sola. Quindi io mi sa che mi metto Arlecchino, Beidou e Jin. Proviamo. Allora, facciamo così, facciamo in assoluto questo, facciamo questo, vai. Ok. Ok. Facciamo questo. Emerge.
Emerge, right here, emerge. Ok, facciamo questo. Ok, prendiamo i buff. Ok. Ok, beh, è andata bene, ragazzi. Ok, beh, è andata bene, ragazzi. Abbiamo bloccato Tao, va bene. Ci vogliamo prendere un buff, che dite? Contro il boss, visto che abbiamo un po' di punti. Diamoci questo, va. Allora, boss finale. Sono Coppelio e Coppelia. Ringraziando il Godo sono riuscito a tenermi Benny. Quindi abbiamo una specie di National, più o meno. Quindi a questo punto farei una cosa molto sus. Quindi io farei Raiden. Poi facciamo Shang Ling e Benny, ragazzi. Praticamente è un National con Jin al posto di caso. Abbiamo doppia cura, ma va bene così. Cerchiamo di andare cattivi proprio. Ok, ovviamente abbiamo un attimo di difficoltà, però così ce la dobbiamo fare. Ok, abbiamo doppia cura, ragazzi, dovremmo andare alla grande. Ok, va bene. Possono fare veramente il danno che vogliono, ma sono stato furbo a portarmi Jin, ragazzi. Ok. Dai. Distrutti, ragazzi, polverizzati. GG, ragazzi, molto bene. Veramente divertente. È stato tremendamente facile. Prima volta che lo faccio in assoluto con voi, ragazzi. Quindi non lo so. Carino, ti mette pure tutte quante le cose alla fine. Tipo, mi ricorda, sapete cosa? Avete presente quando sconfiggete la Lega nei Pokémon? Che ti fa vedere i Pokémon che hanno vinto con quello che hanno fatto. Carino. Danno maggiore l'ha fatto Raiden. Beh, non avevo dubbi. Personaggi sconfitti di più li ha presi Kazuha. Most damage taken a Aetam, ma boy, quello che ha preso più danni, grande Aetam che ci ha salvati. Carino. Team più veloce, quello lì, va bene. Supporting character, mi sa che quando puoi avere un personaggio da un amico, se ce l'hai nella lista amici, mi pare. Abbiamo preso 6 stelle su 8, ragazzi, secondo me va bene, eh. Ah, abbiamo preso una chiave. Ma le mie ricompense dove sono? Ah, abbiamo preso tutto il bottino, vedi? 620 gemme. Pure questi possiamo prendere? Dai, 1100 perché l'abbiamo completato la prima volta. Veramente carino, ragazzi. Sì, l'unica cosa che potrei provare a rifare sono quel piano 5 e il piano 6 per avere le due stelline e fare il massimo di stelle, ragazzi. Ma secondo me non credo sia paragonabile avere 36 stelle nell'Abyss, ecco. Ad esempio, la prossima season io non so quali elementi ci saranno, ragazzi. Spero di avere tutti i personaggi pronti, altrimenti mi toccherà portare su qualcuno. Mi ha detto che puoi entrare nei quadri per avere nuove avventure. Esplora il mondo della pittura, che è Ariamis. È una Dark Souls reference incredibile. Ah, ma ci sono i personaggi miei che ho usato! In giro per la mappa! Nah, che cosa carina! Tipo, come se fosse la nostra base, veramente carina. Ma quindi che devo fare qua dentro? Sali di livello nell'immagino terreno per sbloccare delle queste chiavi. Con le chiavi puoi sbloccare... Ah, delle animazioni! Beh, io mi comprerei quella di Jin quasi. Però portarmi Jin al 90 adesso solo per questo non lo so quanto può essere utile, ragazzi. Però, carina l'idea. Ragazzi, che cosa? Con voi noi ci vediamo al prossimo episodio di Genshin, dove faremo l'evento della 4.8 tra una settimanella circa. Che cosa? Con voi e ci vediamo al prossimo episodio.